Ciao a tutte, ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Il video di oggi è un nuovissimo video sui cristalli e parleremo di un argomento molto importante di cui non ho ancora parlato qui sul canale, ma secondo me è importante parlarne, soprattutto per le persone che si stanno approcciando a questo mondo da poco e quindi magari fanno esperienze un po' particolari e diverse da quello che si aspettano e si chiedono appunto questa cosa, cioè se i cristalli possono danneggiare in qualche modo le nostre energie, se possono avere qualche effetto collaterale, come avrete letto dal titolo, appunto, l'argomento del video di oggi è proprio questo. Spesso anche mi viene fatta questa domanda: se i cristalli possono anche non solo farci del bene, ma anche portarci del male, portare sfortuna. E quindi volevo assolutamente approfondire questo argomento in questo video. E inizierei subito smentendo questa cosa: nessun cristallo può farci del male, non esistono cristalli che portano sfortuna. Quindi state tranquilli, potete continuare a utilizzare i vostri cristalli tranquillamente, anche se siete dei principianti. Ci sono però delle piccole accortezze di cui vorrei parlarvi appunto in questo video, a cui è importante fare attenzione perché i cristalli di per sé non ci possono danneggiare, ma in alcune situazioni possono magari portarci delle energie che noi non ci aspettiamo e che noi reputiamo negative come prima impressione. I cristalli di per sé, infatti, ormai lo saprete, hanno delle vibrazioni molto alte e si sintonizzano con le nostre, ci aiutano appunto a manifestare le cose che vogliamo grazie appunto a questo scambio energetico. Ma appunto, dicevo che ci sono alcune situazioni in cui i cristalli potrebbero darci la parvenza di non aiutarci a manifestare, addirittura essere controproducenti, avere qualche effetto negativo su di noi, qualche controindicazione. E questo può avvenire essenzialmente in quattro situazioni diverse che andremo ad analizzare qui in questo video. La prima situazione in cui potreste notare degli effetti negativi, sempre tra virgolette, utilizzando un cristallo è perché quel cristallo non è giusto in quel momento per voi, quindi non è giusto al 100% per la vostra situazione. Come saprete ormai, se mi seguite da un po', ci sono cristalli che hanno proprietà molto simili, soprattutto i cristalli dello stesso colore. E ho fatto anche un post su Instagram, sul profilo di Crystals Dream, in cui approfondivo questa cosa dei cristalli e dei colori, perché appunto cristalli dello stesso colore hanno più o meno le stesse proprietà, ma ogni cristallo, sì, nel suo singolo, manifesta queste proprietà in modo diverso, quindi ha una sfumatura energetica diversa rispetto all'altro. Quindi prendiamo ad esempio tutti i cristalli rosa, sono tutti quanti legati all'amore, al chakra del cuore, al manifestare amore per gli altri, per se stessi. Ma ognuno di questi cristalli rosa ha un proprio modo di manifestare l'energia, ha una propria sfumatura diversa. Quindi, ad esempio, avremo il quarzo rosa, che è un cristallo molto calmante, di un'energia d'amore molto universale, pura al 100%. Mentre abbiamo, ad esempio, una rodonite, che è un cristallo legato all'amore, ma più per superare dei traumi legati a un ambito relazionale, quindi a superare una rottura, a recuperare un po' l'amore per se stessi dopo eventi traumatici legati appunto ad una sfera relazionale. Quindi vedete che nonostante comunque il macro tema di questi cristalli rosa sia lo stesso, la sfumatura energetica è molto diversa. Quindi questo può essere uno dei motivi per cui il cristallo che state utilizzando vi sta dando qualche effetto che non vi aspettavate, quindi sentite che l'energia non è quella giusta per voi. Ovviamente non sto parlando di danni fisici, non sto parlando di veri e propri malesseri, ma magari di un fastidio, di un qualcosa che sentite che non va nel vostro campo energetico, un modo di relazionarvi al cristallo che secondo voi non è giusto per voi. E comunque ognuno di noi lo nota queste differenze mentre lavora con i cristalli, quindi magari sentite un disagio mentre lavorate con questo cristallo. E ciò vuol dire che magari avete scelto un cristallo che pensavate potesse andare bene per voi basandovi sulle proprietà di questo cristallo, ma in realtà non è quello giusto per la vostra situazione specifica. Quindi per questo motivo anche vi invito spesso a non scegliere i cristalli in base alla proprietà specifica, che è un modo di scegliere i cristalli in realtà, però si può incappare in questo piccolo problema che il cristallo che scegliete in realtà non è quello davvero giusto per voi. Quindi quello che vi consiglio sempre in realtà è quello di connettervi con la vostra intuizione, di sentire la vostra voce interiore quando scegliete i cristalli, anche se non conoscete assolutamente le proprietà di quei cristalli. Spesso, se vi ascoltate al 100%, andrete a scegliere il cristallo giusto per voi e che quindi non vi darà nemmeno degli effetti collaterali fastidiosi, ecco, e quindi sicuramente sarà il cristallo opportuno per la vostra situazione. Quindi è molto molto importante in realtà ascoltarsi, perché il rapporto che creiamo con i cristalli è unico, non possiamo basarci su quello che le altre persone ci dicono, è tutto molto soggettivo. Io posso consigliare dei cristalli per determinate situazioni basandomi sulle loro effettive proprietà, ma poi il lavoro lo dovete
dovete fare voi, quindi dovete creare voi il rapporto con il cristallo e sentire questo scambio energetico se per voi è quello giusto. Quindi è sempre un'esplorazione personale il lavoro con i cristalli, e per questo è bellissimo in realtà, perché io posso darvi tutte le indicazioni che volete, posso raccontarvi tantissime cose nei miei video sui cristalli, ma non avrete realmente imparato se non fate davvero esperienza dell'energia dei vari cristalli. Quindi credo che questa cosa sia la cosa bella dei cristalli, è che serve davvero lavorarci e entrare in contatto con loro al 100% per conoscerli, ma anche per conoscere voi stessi. E passerei alla seconda situazione in cui i cristalli potrebbero causarci dei disturbi o degli effetti collaterali, e parlo del caso in cui un cristallo abbia delle proprietà che ci consentono di vedere i problemi anche quando noi cerchiamo di non vederli, di nascondere la testa sotto la sabbia, oppure quei cristalli che promuovono il cambiamento, e il cambiamento non è quasi mai facile perché abbiamo un'abitudine a resistere a quello che succede, quindi vogliamo aggrapparci alla situazione che stiamo vivendo e non accettiamo molto spesso il cambiamento. E quindi se noi lavoriamo con un cristallo che invece promuove il cambiamento oppure ci aiuta a vedere i problemi, è una proprietà molto positiva del cristallo, ma se noi non accogliamo questa cosa e quindi facciamo resistenza, sicuramente la vivremo male e quindi pensiamo che magari il cristallo ci sta portando delle situazioni negative, quando in realtà ogni cambiamento che succede nella nostra vita è per il nostro più alto bene. Non succede nulla contro di noi, ma tutto ci succede per noi. Anche le cose che a prima vista potrebbero sembrare negative sono in realtà delle grandi lezioni che dobbiamo per forza imparare in questa vita. Quindi è normale che magari se un cristallo vi aiuta, promuove il cambiamento, ad esempio la pietra di luna è un'ottima pietra che ci fa vedere la ciclicità della vita, quindi che la vita è un ciclo, ci sono un sacco di cambiamenti, la pietra della trasformazione. Quindi lavorare con la pietra di luna può anche aiutarci a vedere situazioni che non ci vanno più bene nella nostra vita e quindi a provare a cambiarle. Ovviamente tutto questo percorso di presa di consapevolezza può essere anche molto doloroso, può essere dura, anche avere a che fare con i propri traumi amorosi, come abbiamo visto con la rodonite, non è per nulla facile, quindi anche dover affrontare queste situazioni che possono provocare tanto dolore non è per niente facile, e quindi sicuramente non vivremo il mondo degli unicorni e l'energia meravigliosa dei cristalli, ma avremo dei momenti che possono essere difficili da vivere, ma che ci porteranno sicuramente del bene. Ma ovviamente questo disturbo, questa situazione di sofferenza non è dovuta al cristallo di per sé, ma è dovuta al fatto che appunto abbiamo questa resistenza. Un'altra situazione in cui possiamo pensare che il cristallo che stiamo usando ci danneggi, che abbia energie che ci possono provocare dei fastidi, è quando il cristallo non è perfettamente pulito, quindi non è stato purificato al meglio o non è stato purificato da un po' e comunque decidiamo di utilizzarlo nella nostra pratica o di tenerlo sempre con noi o di meditarci insieme. Quindi magari possiamo sentire un senso di fastidio, repulsione, qualsiasi sensazione che ci provochi del disagio. Sapete che purificare e ricaricare i cristalli sono dei passaggi fondamentali quando si parla di cristalloterapia, quando si decide di utilizzare i cristalli nella propria vita. Ho fatto un video riguardo alla purificazione e la ricarica, quindi mi raccomando, se decidete di utilizzare i cristalli, di lavorare con i cristalli, purificarli e ricaricarli è un passaggio obbligatorio per avere i cristalli sempre nelle migliori condizioni e fare in modo che vi aiutino anziché donarvi del disagio e quindi non essere utili per niente nella vostra vita. Spesso infatti i cristalli assorbono delle energie indesiderate, non voglio dire negative, perché sono magari energie indesiderate che in quel momento non vi servono, non vi sono utili. Le energie del cristallo vi servono intatte, così come sono in natura, quindi è importantissimo il passaggio di purificazione dei cristalli. Un'ultima situazione di cui vi voglio parlare oggi è che magari siete ancora agli inizi e quindi semplicemente dovete abituarvi all'energia dei cristalli o all'energia di un cristallo in particolare. Magari non siete principianti, avete già una collezione di cristalli, avete già lavorato con i cristalli, ma quel cristallo dello specifico non riuscite proprio a lavorarci bene perché vi provoca situazioni strane, e questo magari potrebbe voler dire che dovete ancora instaurare un rapporto con quel cristallo. Quindi dategli ancora una chance, provate ad instaurare appunto questo rapporto, questo dialogo energetico con lui. Potrebbe essere semplicemente appunto che dovete solo abituare l'uno all'altro alle vostre energie e poi magari riuscirete a lavorarci molto meglio. Questo è capitato a me molte volte con i cristalli nuovi che acquistavo, magari mi trovo super bene con i cristalli che ho da tantissimo tempo, so già a che cosa mi possono servire, come mi possono aiutare, e veramente ci mettono pochissimo
a funzionare, e invece con i cristalli nuovi devo un pochino abituarmi a loro, devo un po' tenerli sempre con me, devo cercare di capire come posso connettermi con loro. Quindi il rapporto con i cristalli è quasi un rapporto con una persona, richiede del tempo, e quindi in generale, se siete agli inizi, ovviamente prendetevi il vostro tempo per abituarvi all'energia dei cristalli e per capire come utilizzarli al meglio. Ma nel caso in cui sentite delle reazioni strane, provate comunque a continuare ad utilizzare quel cristallo per un periodo di tempo, poi se vedete che proprio non riuscite a lavorarci, cambiate tipo di cristallo e fate un po' queste sperimentazioni da voi. Accendete un po' la vostra intuizione, cercate di capire cosa è bene per voi, perché appunto, come vi ho detto, il rapporto con i cristalli è super personale. Ultima menzione di questo video, ma non per importanza: alcuni cristalli possono effettivamente danneggiarci a livello fisico, quindi state molto attenti. Soprattutto ci sono alcuni cristalli che, se immersi in acqua, sprigionano delle sostanze chimiche tossiche, possono diventare tossiche o molto pericolose appunto da maneggiare, quindi state attenti anche a questo aspetto. Non realizzate magari elisir di cristalli con cristalli di cui non conoscete molto, non conoscete la composizione chimica. Mi raccomando, non fate cose che vanno oltre al normale utilizzo dei cristalli. Informatevi molto su quali cristalli è giusto bagnare, quindi quali sono quelli che sono water safe, che si possono purificare nell'acqua, perché non sono tutti, quindi mi raccomando, non utilizzate questo metodo se non siete sicuri al 100%, perché oltre al fatto che il cristallo si può danneggiare, ci possono essere appunto effetti collaterali dannosi per la salute. Quindi mi raccomando, ecco, questo assolutamente non c'entra con il fattore energetico, ma con un vero e proprio fattore fisico, quindi possono danneggiare fisicamente. Quindi non mettete i cristalli in bocca, so che sono cose stupide da dire, ma in ogni caso state attenti anche a questo aspetto, era importante menzionarlo. Quindi questo era tutto per il video di oggi, spero che sia stato interessante. Fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti, se avete mai avuto situazioni del genere, situazioni in cui vi siete sentiti un po' a disagio, se avete avuto fastidi lavorando con i cristalli. Fatemi sapere tutto nei commenti, sono molto curiosa di sapere la vostra. E niente, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!